Ritorniamo in diretta, eccoci qua. Allora, dicevamo Maria Antonietta, qualcosa abbiamo detto anche noi, ma insomma noi vogliamo saperne di più con più precisione. Allora abbiamo in collegamento lo scrittore e giornalista Lorenzo Del Bocca, che salutiamo. Lorenzo, ci sei? Buongiorno, ci sono, sì. Eccoci qua. Saluti a tutti. Ti sento lontano. Vabbè, senti una cosa. Allora, ecco, come abbiamo detto, Maria Antonietta, 16 ottobre 1793, 16 ottobre oggi, tanti anni fa, insomma, avvenne questo fatto che è suscitato ovviamente clamore, e ancora oggi in questi tempi, insomma in queste ultime settimane, ho visto che è stata dedicata attenzione a questa figura come donna, come regina, come ruolo, ecco, in quei tempi difficili, e poi anche vista e nel ruolo così della donna frivola, ma anche della donna che ha sofferto molto, perché effettivamente la giovinezza le è stata tolta e quindi la mamma l'ha destinata a questo matrimonio politico o combinato. Chi era Maria Antonietta allora? Ma infatti le donne allora contavano poco e niente, avevano la libertà di stare zitte, se erano ricche avevano una vita felice, nel senso che non gli mancava niente, se erano povere avevano anche da fare la fame, però sul piano delle decisioni familiari o di governo, nel caso di Maria Antonietta, non contavano assolutamente niente. E infatti lei, austriaca, viene destinata a sposare Luigi XVI per una questione politica. Sì. Le famiglie trovavano il sistema di mettere insieme dei figli che mettessero insieme anche dei patrimoni. Tu c'avevi un terreno che confinava con un altro terreno, si sposavano figlio con figlia, e il terreno si ingrandiva e aumentava il potere economico, sociale e politico della famiglia. Più la famiglia era altolocata e più questi terreni erano grossi. E allora un dipartimento austriaco con re di Francia chiaramente era un matrimonio conveniente dal punto di vista della famiglia, che utilizzava queste donne come una cosa. Era un baratto, era un commercio. Io adesso non vorrei sembrare un po' volgare, ma io ti vendo una mucca, ti vendo un'asina, ti vendo un pezzo di casa, ti vendo mia figlia, non c'era tanta differenza. Sì. E quindi sul piano politico Maria Antonietta conta poco, gli attribuiscono la famosa frase: il popolo ha fame, se non ha fame, se ha fame non mangia pane, portategli le brioche, che potrebbe anche averla detta, ma l'ha detta in un momento giocoso, quando era lì con le damigelle che facevo il tombolo cucendo o giocando a mosca cieca. Che mosca cieca era un gioco di società che veniva utilizzato fra le persone altolocate, perché stavano in saloni abbastanza grandi, c'erano poltrone da schivare, eccetera, la mosca cieca era un gioco che le faceva divertire. Però sul piano delle decisioni governative, cosa fare, cosa dire, quali provvedimenti assumere, assolutamente lei non ne sapeva assolutamente niente, neanche quindi preparata al ruolo che dopo doveva ricoprire, a quanto pare. Ma sì, perché la mamma soltanto le famiglie altolocate le mettevano in condizioni di leggere, scrivere, far di conto, mentre i maschi li mandavano a scuola di matematica, perché dovevano amministrare i patrimoni, fare i militari, avviarsi alla carriera sacerdotale con l'obiettivo di diventare almeno cardinali. Le donne invece sì, vabbè, leggevano, scrivevano, si direttavano un po' di poesia, ma finiva lì. Non era preparata al ruolo, e quindi un giudizio sulla Maria Antonietta regina, monarca di Francia, è assolutamente inutile darlo, perché è impossibile darlo. Quali colpe ha avuto la mamma, la Maria Teresa d'Austria, che l'ha proprio sbolognata nel peggior modo possibile? Colpa, ti ho detto, era un costume che valeva per tutti quelli che avevano un piccolo possedimento. Chi aveva un piccolo possedimento trovava il sistema di combinare un matrimonio con quelli del piccolo possedimento vicino, chi aveva grandi possedimenti badava al grande possedimento per raddoppiare il capitale finanziario e quindi avere un potere economico più grande. E quelli più grandi che avevano grande potere economico avevano anche potere politico, cioè potere di decidere. Maria Teresa d'Austria ha trovato il sistema di accasare la figlia nel miglior modo possibile per accrescere il potere delle famiglie. Perché poi anche qui parlare di colpa
Insomma, era la colpa della generazione, era la colpa del tempo, perché tutte quante facevano così. Poi lei aveva i nemici, la Prussia e l'Inghilterra, e quindi lei con questo matrimonio cercò un po' di stringere, insomma, l'alleanza con la Francia che le conveniva sul piano politico. Esatto, matrimonio con matrimonio, dice, se la Prussia mi stringe da est e l'Inghilterra mi dà fastidio da nord, io mi alleo con ovest e voglio vedere che cosa fanno. Se vogliono attaccarmi, mi crea un'alleanza fortissima che mi metta nelle condizioni di poter resistere ai nemici. E giustamente, mettendo insieme due monarchie. E così è avvenuto. Allora, questa ragazza, insomma, 14 anni, quindi possiamo immaginare cosa aveva per la testa, questo matrimonio per procura, perché poi era questa la prassi, no? Prima il matrimonio per procura e poi il matrimonio vero e proprio, fisico, insomma, dove si riunivano, si incontravano gli sposi. Ecco, fu criticata dalla corte francese, insomma, fu detto di tutto, spendacciona, superficiale, dedita appunto ai vestiti di lusso, eccetera. Ecco, ma questo, in questo frangente, in questo momento, queste critiche non potevano essere un po' corrette anche da... Sì, io penso sempre alla madre, che era una grande imperatrice. Ma le donne erano così, cioè le donne che non avevano niente passavano il tempo a cercare di mettere insieme il pranzo con la cena. E quando avevano messo insieme il pranzo con la cena, dovevano rammendare gli abiti del marito che lavorava in campagna, rammendarsi le gonne, riciclare le gonne che non potevano essere più indossate per farne degli stracci, per rammendare i pantaloni dei mariti, eccetera. Più le donne salivano di livello e più questo problema non esisteva, e per occupare la giornata, visto che non aveva niente da fare, si facevano fare abiti, quindi andavano dalla sarta, si facevano fare il ritratto, ed era una spendazione, ma era una spendazione Maria Antonietta, ma era una spendazione la regina d'Inghilterra, era una spendazione la stessa Maria Teresa d'Austria, la regina di Prussia, la Savoia che aveva sposato Carlo Alberto, piuttosto che la Savoia che ha sposato Vittorio Emanuele II. Oltretutto le lasciavano in casa, perché loro avevano per un verso affari politici e per altro verso da rincorrere le gonnelle di tutte le amanti che avevano. E cosa facevano le mogli, quelle che avevano sposato per procura, dove non c'era amore, non c'era affetto, forse un po' di simpatia con il tempo, e passavano il tempo a cucirsi abiti, Nella leggerezza, insomma, nella leggerezza. Allora, andiamo a lui, il Delfino, questo, che poi c'era un anno di differenza, giovanissimo anche lui, il futuro Luigi XVI, è distaccato, con problemi fisici, bruttino a quanto pare, qui insomma era goffo, sgraziato, eccetera, ma nemmeno lui fu preparato per il ruolo che avrebbe ricoperto, a parte Luigi XV che è morto d'improvviso, no, con la battuta di caccia, ma anche su lui ci sono state critiche molto pesanti su tutti i punti di vista, e politico e anche dal punto di vista umano. Perché a quei tempi lì, con la monarchia, dove non si votava, adesso si vota e spesse volte votiamo male e scegliamo i peggiori, però almeno è colpa nostra perché abbiamo scelto male. A quei tempi il primogenito subentrava il padre, e se il padre moriva presto, come nel caso di Luigi XV, il primogenito, cioè il Delfino, diventava re non appena aveva la condizione della maggiore età. Ora, chi è che potrebbe, oggi in Italia, chi potrebbe a 18 anni governare il paese, a fare il sindaco di una grande città? E quindi lui non era preparato. Dopodiché, secondo me, in quei tempi voglio sapere chi sarebbe stato preparato, perché si stava preparando una rivoluzione che non è stata provocata da Luigi XVI o da Maria Antonietta, era una rivoluzione che stava covando da 1000 anni. Perché erano 1000 anni che i borghesi cercavano di ottenere un ruolo nella società che gli era negato. La società era basata sulla nobiltà, sul clero e sul popolo. E il popolo che non aveva le scarpe da mettersi ai piedi, o il popolo che era riuscito commerciando a mettere insieme fortune anche significative, e che era riuscito a costruire, per esempio, Firenze, la signoria di Firenze è stata fatta dai borghesi che erano diventati banchieri, che avevano una quantità di soldi spropositata, per cui potevano finanziare i Michelangelo, il Raffaello. Però questa gente che aveva un potere economico straordinario e che aveva anche delle intuizioni culturali significative, che mandava i figli a scuola, che li faceva diventare ingegneri, non aveva un ruolo pubblico, perché nel ruolo pubblico, il ruolo pubblico era conquistarselo.
E allora la rivoluzione francese è il culmine di questo cammino di avvicinamento che la borghesia, cioè quella con i danè, con i soldi, terzo stato. Il sangue, contestavano i nobili che dicevano noi siamo di sangue blu, sì. E loro gli dicevano, certo, perché noi abbiamo il sangue d'oro, perché loro avevano i soldi, e partono con questa marcia di avvicinamento che comincia ben prima del Rinascimento, ma comunque nel Rinascimento è visibilissimo che questi qui sono un potere straordinariamente forte che ha bisogno di un riconoscimento. Arriva alla fine del 1700, quando questi reclamano un ruolo dal re e il re non sa che cosa fare. E questi organizzano il primo sciopero della storia, si ritrovano nella sala del Jeu de Pomme, dove appunto giocava una palla, sì. E lì creano la prima assemblea costituente e dicono no, noi non ce la facciamo più, dobbiamo creare qualcosa di significativo. E si alleano al popolo, perché il popolo è quello che ha fame ed è quello nelle condizioni di fare forza anche in termini di violenza fisica, cosa che i borghesi non facevano. E allora si crea una sorta di alleanza fra il popolo medio della borghesia col popolo minuto. E il popolo minuto in quel momento sembra che prenda il sopravvento, perché sono loro che vanno in piazza, sono loro che hanno i forconi, sono loro che urlano che vogliono la ghigliottina per i nobili, sono loro che creano i processi, sono loro che conducono la rivolta, però loro sono soltanto il braccio armato, perché la rivolta in realtà la guidano i borghesi. Tant'è vero che quando finisce il periodo del terrore, arriva il Termidoro, il popolo viene riconsegnato al suo ruolo, cioè niente avevano prima, niente continuano ad avere, e però i borghesi sono diventati il terzo stato, nobiltà, certo, clero e borghesia. E borghesia, terzo stato. E il popolo resta quello ancora sofferente? E il popolo resta popolo? Il popolo era popolo quando era nelle caverne, e vorrei dire che il popolo è popolo adesso, perché adesso ho visto che sono riusciti a dare un aumento di 6 euro ai pensionati, sì, che già sì, tirano con i denti, sì, 6 euro lordi all'anno, cioè 0,50 centesimi al mese lordi. Questo è come viene trattato il popolo, e questo è il popolo. Ecco. Allora abbiamo insomma questi passaggi che ovviamente sia lui, Luigi XVI, che lei, quando diventano re e regina, ovviamente rifiutano, respingono, e da lì insomma nasce veramente il conflitto e tutto quello che sarà poi il processo pro forma, insomma, perché ormai la sentenza era già destinata, no, alla ghigliottina, sia lui che lei. Sì, ma loro rifiutano e quindi sono, diciamo, la voce che fa traboccare il vaso, accendono la micia che fa deflagrare la rivoluzione francese. Però io sono convinto, credo di averlo anche dimostrato, che se non era quella goccia lì sarebbe stata un'altra goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, perché i tempi erano maturi per una ribellione della borghesia che andava in cerca di un ruolo che ormai aveva nella società, perché erano quelli che li finanziavano i re, erano quelli che quando c'erano le guerre e i re avevano bisogno di soldi andavano a chiederli a loro, quindi ce l'avevano già un ruolo che però non era riconosciuto politicamente. Nella corte del re loro non potevano entrarci e quindi non potevano far parte. Il banchiere arrivava lì, gli dava milionate di fiorini per fare la guerra alla Russia piuttosto che alla Turchia, eccetera, allora era Costantinopoli, però non avevano ruolo, non potevano fare i valletti del re, gli uomini di corte, e loro questo non lo sopportavano più. E siccome questa cosa era andata crescendo e montando con il tempo, e ormai era diventato maturo. Ora, il caso può dipendere da un rifiuto del re, ma se non fosse stato quel rifiuto era un'altra cosa. Il fatto è che la storia aspettava soltanto quel momento lì, indipendentemente da chi lo avrebbe provocato. Certo, ormai insomma la situazione stava precipitando. Il clero, ecco, andiamo un po' a vedere questo clero che era così resistente, non ha mai ceduto niente. Non poteva fare tre d'union il clero con il terzo stato e con i nobili, non poteva mettersi un po' a conciliare questa situazione, ma ha preferito andare proprio a uno scontro frontale. Avrebbe potuto, però il clero, anche qui si parla di una unità che unità non era, perché c'era il cosiddetto alto clero, che erano i cardinali, i vescovi, gli altolocati, che in realtà erano nobili, perché venivano da famiglie nobili che al primogenito gli facevano amministrare il patrimonio, gli altri o gli facevano fare la carriera militare o la carriera sacerdotale per farli diventare cardinali. E quindi questi qui erano nobili.
il clero minuto, cioè il parroco di campagna, era più vicino al popolo, perché anche lui, quando andava a casa, la perpetua non si sa se gli preparava un pranzo completo, se gli dava soltanto un piatto di acqua calda che sembrava minestra, se riusciva a mettere insieme un po' di pane e carne. E quindi era un clero che in realtà non era un clero, era un gruppo sociale però diviso in due. E quindi una metà andava con i nobili, che erano per la chiusura e per la rottura, e gli altri andavano con i popolani, che erano per la ribellione, basta, facciamoli fuori tutti, tagliamogli la gola e impadroniamoci noi del potere. Sì, ogni sì, cittadino, sì. Ognuno di noi è cittadino, non c'è il signore, il signor Marchese, il signor Conte e il servo della gleba, no, siamo tutti cittadini. E quindi c'è il tentativo di schierarsi piuttosto con i popolani, quindi un gruppo sociale che avrebbe potuto essere di mediazione, ma che avrebbe avuto bisogno di una mediazione già al proprio interno. Certo, e questo non avvenne, le tasse non le volevano pagare, non le hanno mai pagate, e quindi il popolo comune che lavorava, insomma, senza pane e carico di tasse ovviamente fino all'inverno. E vale anche adesso. E anche adesso. Perché l'Europa gli ha spiegato che il Papa deve pagare l'ICI e l'IMU, e lui è lì che così con la mano sull'orecchio, che dice come? Non capisce mai, non cambia mai niente. E noi sì che dobbiamo pagare adesso dalla batosta sulla casa qua che sta arrivando. Mamma mia, ho seguito ieri sera la televisione, è una roba impressionante di quello che si verrà tassata la casa. Infatti è questo. Allora andiamo un po' alla nostra Maria Antonietta, che insomma il giudizio dopo secoli, dopo anni e anni, insomma, vittima di questa situazione, perché evidentemente doveva precipitare la situazione, come hai detto, no? Giusto? Sì. Ma ha fatto scalpore già in quel periodo lì, e maggior ragione adesso, perché cioè ai tempi, proprio perché le donne non volevano nulla, niente sul piano nulla sociale, ed erano le serve di casa, anche se altolocate, chiaramente erano esenti da responsabilità, non si potevano toccare. Mm-hmm. Di fronte, non so, a una cosa ignobile che faceva l'uomo, la moglie era esente. Sia che fosse popolare, sia che fosse appunto imperatrice, e in questo caso il fatto di aver voluto punire anche lei ha fatto scalpore a quei tempi, perché si andava a toccare un santuario che di per sé veniva considerato intoccabile, anche abbastanza reso, cioè le donne meritano un rispetto che obiettivamente si sono conquistate col sacrificio, con l'emarginazione, con la fatica di millenni. Certo. E allora maggior ragione, cioè se questa era stata destinata a un matrimonio perché hanno deciso i grandi, la mandata che neanche era maggiorenne a sposarsi, nella bocca del leone, perché tutta quanta la corte, ognuno dei quali aveva la sua candidata da fare sposare a Luigi XVI e che quindi aveva motivi di rivalsa contro di lei, ha preso la chiamata, l'austriaca, perché ovviamente parlava male francese e quindi si esprimeva male, capiva male. Era facile equivocarla ed era facile farsi equivocare da lei. Insomma, no? Cioè, che responsabilità poteva avere sta ragazzotta? Sì, e quindi infatti, la cosa ha fatto scalpore allora, e adesso c'è un tentativo di rivalutarlo almeno sul piano umano. Sì, infatti era questo che mi sembrava un po' che fosse tornata in auge, soprattutto per questo lato della donna più che altro, perché la monarchia doveva essere colpita e quindi sia lui che lei dovevano essere tolti, insomma, perché avanza la Repubblica. Però lei, insomma, tutto sommato, non avendo potere decisionale e non avendo avuto neanche un matrimonio d'amore, perché ognuno faceva la sua vita, ognuno andava per la sua strada, lei proprio si è trovata in mezzo a questo disastro senza neanche rendersi conto. Però qua scrivono Lorenzo, i nostri ascoltatori, fino a un certo punto la donna non aveva nessun potere perché la mamma era potente, ecco, c'è anche questo contrasto. Sì, eccezionalmente, cioè quando non c'era l'uomo, non c'era il delfino e non c'erano possibilità di successione, toccava alla donna o come tutrice dell'uomo che era talmente minorenne che non aveva capacità decisionale, o perché c'era soltanto lei. Però giustamente in 2000 anni, oltre Maria Teresa d'Austria e Caterina II, la Vittoria Inghilterra, c'era tre o quattro su, credo, 4.000 re.
Perciò, insomma, parliamo sempre di percentuali. La famosa parità avrebbero dovuto essere 2.000 e invece erano 3. Sì, guardiamo le quote rose. Le quote rose, ma siamo lontani molto. Allora, i francesi, eccolo qua, arrivano i messaggi, però i francesi hanno saputo togliere di mezzo chi non pagava le tasse. Ecco, cioè, voglio dire, i nostri ascoltatori sta dicendo qua, ecco, però i francesi sono andati fino in fondo, hanno tolto di mezzo la monarchia, colpendo anche lei, che forse non sarebbe stata anche risparmiata. Quindi, che popolo è il popolo francese, Lorenzo? Eh beh, guarda i gilets jaunes, cioè, quando questi qui si mettono, vanno in piazza davvero. Sì, vanno fino in fondo. Non ci vanno sempre, ogni volta. Noi siamo abituati a sciopero giorno sì, giorno no, adesso forse un po' meno, però siamo abituati. Cosa c'è sciopero? Ah, vabbè. Loro di sciopero ne fanno pochi, ma quando li fanno sono scioperi seri. Mi ricordo anche la protesta del vino di qualche anno fa, 10 anni esatto, fa circa, esatto. Hanno fatto il disastro, insomma, quindi e i gilet gialli, insomma, adesso, quindi là si è spento tutto, non ho più sentito nulla, boh, non so, non più. No, vabbè, però no, insomma, sì. Sono andati avanti 3 mesi, i provvedimenti che avevano preso sul piano fiscale li hanno fatti ritirare, poi loro sono andati avanti ancora qualche sabato a dire no, però Macron si deve dimettere, poi ci sono state le elezioni europee dove Macron ha preso una bastonata terrificante, quindi insomma, voglio dire... Qualcosa. Rispetto alle chiacchiere che facciamo noi, loro vanno in piazza. I catalani vanno in piazza, cioè loro chiedono l'indipendenza e hanno l'autonomia. Gli altri di cosa vanno in piazza, 30.000 sono in piazza 3 giorni. Sì. Cioè noi quando chiediamo l'autonomia scriviamo una lettera al giornale. Non siamo capaci il giorno che c'è il Consiglio dei Ministri di andare a Roma, non dico 30.000, 3.000 a circondare il Palazzo Chigi e aspettare che venga fuori il ministro a dire cosa avete deciso? Non siamo capaci. No. Noi, chiaccheroni così, con gente da bravi a scrivere, i leoni di tastiera come vengono definiti adesso, eccetera. Allora Lorenzo, non so, qualcuno chiede, mi potete spiegare cosa fu l'affare della collana? Ecco, cioè, cosa è successo qui a Maria Antonietta? L'affare della collana fu uno scandalo che venne attribuito a Maria Antonietta e che in realtà era stata una truffa organizzata da... del cardinale, un sacerdote, cos'era? Sì, dal truffatore che si diceva anche sacerdote. Sì. In realtà, il truffatore che parla con un gioielliere dicendo che era l'emissario della regina e gli fa fare una collana che lui, credendo di dare alla regina, gli consegna. In realtà, lui poi questa collana, che era una roba preziosissima, l'ha spezzata rompendo i diamanti per rivenderselo, ma questa cosa qui venne attribuita alla regina, che in realtà non solo non l'aveva ordinata, ma non sapeva assolutamente niente. Era una cosa che era stata fatta alle sue spalle. C'è un libro intitolato appunto La collana della regina che racconta puntualmente tutta quanta questa storia, che va avanti mesi e mesi e mesi, perché il truffatore deve raccontarla per bene, deve andare, deve chiedere un preventivo, poi torna indietro, organizza un incontro di notte in modo tale che arrivi una signora che sembra la regina ma non è la regina e si giustifica col gioielliere dicendo che siccome questa qui è una spesa enorme la regina non può andare ufficialmente nella gioielleria, deve fare le cose un po' di nascosto e il gioielliere alla fine ci crede, alla fine a bocca, c'è tutta una trafila che va avanti per tanto tempo, quando gli consegna la collana, quell'altro se ne va, la rompe a pezzi, la vende a pezzi, una cosa che poteva valere alcuni milioni di franchi viene venduta per alcune centinaia di migliaia di franchi, ma sempre tanti soldi erano per un truffatore, e quando il gioielliere alla fine aspetta i soldi non arrivano, va dalla regina e dice ma scusi, il mio credito, quale credito? E lì viene fuori l'equivoco, però attribuiscono alla regina la colpa di aver fatto tutta questa cosa. Un episodio insomma che magari forse è meno conosciuto, comunque qua un nostro spettatore... È come la storia delle brioche, era sempre colpa sua. Sì, ma ecco, però preparando la biografia ho trovato anche scritto che forse lei non ha neanche mai pronunciato questa frase, forse, ecco, quindi... È come la brioche, non c'entrava niente per la collana e non c'entrava niente per le brioche, però gliel'hanno caricata sulla schiena lei l'una e l'altra.
Sì, infatti, anche questo è attribuito responsabilità che non aveva. Poi ha avuto anche dei drammi familiari, è morto il primo figlio, matrimonio non d'amore, insomma si è appoggiata anche a questa amica, la Polignac, insomma ha avuto tanti contrasti e anche una vita molto, diciamo, anche triste, melanconica, insomma, quindi non ha avuto la classica vita di regina che possiamo immaginare. No, perché appunto una che viene, virgolette, deportata da casa sua a casa di un altro, dove appunto non c'è amore, non c'è affetto, e uno si attacca a una che gli dimostra amicizia, come la Polignac, che ha sfruttato la sua Sì, amicizia. sì, sì, Dopodiché sì, lei sì. ha avuto anche il dramma della morte del primogenito, però anche qui, a quei tempi, la mortalità infantile era 40% entro l'anno di vita. Cioè, mentre adesso c'è, credo, l'1% di mortalità infantile, allora c'era il 40% subito. E poi, cioè, arrivare a 6 anni. Tant'è vero che li scrivevano all'anagrafe a 3-4 anni, ancora adesso lo fanno in Africa, per non correre il rischio di segnare uno che poi moriva. Perché Ah, addirittura. li segnavano con 3-4 anni, quando c'era una ragionevole certezza che avrebbero potuto tirare avanti. Perché all'inizio il 40% moriva e gli altri morivano strada facendo. Cioè, Non, non, la medicina arrivava soltanto fino a lì, quindi il fatto di perdere un figlio era abbastanza normale, però per una ragazzina che dall'altra parte è emarginata dalla corte, criticata dalla corte, beh, è un dolore pesante perdere figlio. Certo, Quindi che sarebbe. bisogna comprendere il suo stato di frustrazione psicologico, no? Sì, di tristezza, di sofferenza, trovandosi sola, senza la famiglia di origine, perché la madre non l'ha più vista, una volta entrata in Francia, poi non si sono più incontrate, perché Sì, non poi. solo, ma lei scriveva alla mamma con il linguaggio che si usava allora, parlandogli dei suoi problemi, e lei gli rispondeva: tu devi stare zitta, perché il tuo compito è quello di stare zitta, tu non devi preoccuparti di quelle cose lì. Silenzio, hai il ruolo di regina, non puoi ovviamente fare la regina, tienti il ruolo e stai zitta. Cioè, invece di incoraggiarla a dire: ma no, ma vedrai che cambia, dice: no, no, è giusto così, è giusto che tu, però tu devi stare zitta, appunto. Certo. Anche la madre, insomma, l'ha consigliata veramente nel peggiore dei modi. Bene, allora noi, ecco, così abbiamo voluto tratteggiare, ricordare anche noi Maria Antonietta, che viene un po', diciamo, compresa, ecco, mi sembra più compresa al giorno d'oggi, seppur dopo secoli, per quello che è stata la sua vita, il suo ruolo e queste critiche piombate addosso anche gratuitamente, a quanto pare. Ecco, bene, allora noi ringraziati, ringraziamo sempre, sempre molto chiaro, sempre molto veramente ricco di particolari su questa vicenda e su Maria Antonietta e anche su tutti gli altri argomenti e ci diamo appuntamento con un altro personaggio più avanti. Va bene. Grazie, Sono io che salutiamo. ringrazio voi, saluto i radioascoltatori, saluto te Grazie, ovviamente. salutiamo, Sì, sempre scrittore. cortese. Giornalista, tanti libri interessanti, Lorenzo Del Bocca. Alla prossima, Lorenzo, Alla grazie. prossima, buona giornata. Grazie, grazie.